Ehi, rieccomi e rieccoci a parlare di LC. Se vi sono mancato dopo la prima settimana, non preoccupatevi, sono qui proprio per recuperare quanto accaduto e fare anche un commento generale su quelle che sono state le prime 2 settimane di campionato che, conti fatti, significano 5 game giocati a testa, con un'unica squadra in battuta, i Fnatic, che tra l'altro anche grazie a questo risultato sono anche già qualificati ai playoff del Summer Split. Non sono state 2 settimane particolarmente entusiasmanti sotto il profilo del gioco, devo dire, e non è una novità. L'LC purtroppo rimane ancora legata a uno stile di gioco che definirei quasi casuale, non nel senso che non sanno cosa fare, si lanciano lì e dicono boh, picchiamoci e poi vediamo. Io sono convinto che i giocatori entrino sulla landa con un'idea ben precisa in testa, però anziché poi seguirla fino in fondo in modo scolastico, come magari fanno, che so, in LCK in Corea, si fanno in qualche modo trascinare dagli eventi, da quello che succede all'interno del game. Da un lato può essere sicuramente utile, perché significa che poi sai adattarti a quello che succede, però l'impressione è che entrino in game con l'obiettivo di arrivare fino al mid game e poi vediamo che fare. Poi si vede, in siciliano si direbbe como veni si cunta. Per fortuna che poi ci sono invece i giocatori coreani, che sono ormai tanti in LEC, che almeno mostrano un po' di sano gameplay meccanico, quello che davvero vorremmo sempre vedere, e vorrei farvi riflettere anche su una curiosità statistica. Sarà un caso se i primi 3 team attualmente in classifica, ovvero Fnatic, SK e BDS, hanno tutti una AD carry o addirittura un'intera botlane coreana? Prima di cominciare, vi ricordo che se vi piacciono e apprezzate i contenuti e i video che trovate sul canale, potete supportarmi iscrivendovi al mio Patreon, di cui trovate il link in descrizione. Potete farlo gratuitamente o sottoscrivendo un abbonamento mensile. In entrambi i casi sarebbe per me, ve lo ricordo, un passo importante, un sostegno importante e fondamentale per portarvi sempre più contenuti di qualità. Come sempre, io sono Francesco Del Giomo Lombardo, il vostro eSports reporter preferito. Ecco il video e benvenuti o bentornati a Tiki Taka Rift. Partiamo come sempre dalla classifica che vede, come anticipato, i Fnatic in testa e imbattuti dopo 2 settimane di campionato. Dopo di loro troviamo SK Gaming e BDS a pari merito con 4 vittorie e una sconfitta, ma con gli SK avanti in virtù della vittoria nello scontro diretto di questa Week 2. Poi ci sono dei per ora almeno irriconoscibili G2 Esports con 3 vittorie e 2 sconfitte, ma con 2 vittorie nelle ultime 2 game giocati. Dietro di loro il trenino delle squadre con 2 vittorie, Karmicorp, Heretics e Vitality. Chiudono la classifica Chaiantex, Mad Lions, KOI e Rogue, tutte con 1 vittoria. Le particolarità di queste classifiche devo dire che sono due. La prima è che nessuna squadra è ancora a 0 vittorie dopo 5 partite, e questa è un po' una sorpresa, soprattutto per i Rogue. Al di là della loro vittoria su Vitality, è chiaro però che sia un roster in cui non interessa niente a nessuno dei risultati o di far bene. Ne ho parlato con qualcuno di voi anche in qualche commento su X, partendo dalla build inspiegabile di Larsen che sul nuovo Corki compra la Muramana anziché una sicuramente in questo momento più ottimale Infinity Edge, ma mi sembra palese che in generale il roster dei Rogue, per roster intendo giocatori e staff, sia in balia di una società inesistente, cioè questi sono lasciati allo sbando per i fatti loro, il cui unico obiettivo della società intendo è arrivare a fine anno e provare nuovamente a vendere lo slot al miglior offerente. Non hanno nessun altro obiettivo, palesemente. Operazione, tra l'altro, quella di vendita tentata un anno fa e non riuscita per il poco tempo a disposizione. E se pensate che i giocatori non pensino a questo, non vengono influenzati da questi pensieri, sbagliate, perché se non c'è chiarezza sul futuro, non c'è una società forte dietro, le conseguenze a livello di attenzione si vedono anche nei player. E se questo deve essere il loro destino, questo intendo dei rogue in generale, allora va bene che si levino però di torno il prima possibile, facciano entrare squadre più attrezzate e società che hanno la volontà vera di fare del bene e permettano a questi giocatori di potersi invece esprimere sul serio.
Andando invece a guardare la classifica KDA dopo due settimane, non sorprende che nelle prime 5 posizioni ci siano 3 giocatori dei Fnatic: Noah, Razork e Humanoid. In mezzo al secondo posto Ice, mentre chiude la top 5 Linkas. I Fnatic sono per me la conferma di un percorso che finalmente dà i suoi frutti. Un team che, non avendo cambiato giocatori per 3 split di fila, adesso incredibilmente funziona alla perfezione. Lo ha confermato lo stesso Humanoid in una recente intervista, in cui ha affermato che in questo momento i Fnatic sono alla pari di un qualsiasi altro team cinese o coreano. Eccezion fatta, attenzione, per i Gen.G, lo ha sottolineato. E sinceramente non sono troppo in disaccordo con questa affermazione, anche se fino a questo momento, dobbiamo dirlo, i Fnatic hanno avuto un calendario più semplice rispetto ad altre squadre. I Fnatic sanno fare tutto, o quasi, peccano un po' ancora nelle fasi di corsia, ma se escono anche poco in svantaggio dell'early game, sono i migliori a ruotare e a teamfightare, anche meglio dei G2, soprattutto di questi G2 di ora, che invece puntano più sugli obiettivi e su costruire il proprio vantaggio giocando di macro. Già allo scorso MSI Fnatic hanno dimostrato di poter lottare con chiunque, ma l'aspetto interessante è che quello dei Fnatic è un percorso in continua crescita. Cioè, è palese che migliorino game dopo game, split dopo split, e se questo trend si confermerà, riuscirò a parlare, potrebbero arrivare ai Worlds in uno stato di forma, a questo punto, eccellente. Signore e signori, faccio mea culpa e corro a fustigarmi, perché quando avevo letto la notizia dell'arrivo della nuova botola in tutta coreana agli SK, avevo affermato: ma può essere che non ci siano un bot laner e un support europei dello stesso livello? No, non ci sono. Avevano ragione. Almeno per la AD Carry non ci sono. Rael è un giocatore chiaramente di un altro livello, che durerà poco in LEC. È chiaramente un bot laner da LCK, che dopo che si sarà fatto le ossa in Europa, non so se solo questo split, se rimarrà anche il prossimo anno, non lo so, ma a un certo punto tornerà in Corea, se continuerà a mantenere queste aspettative. Sia perché comunque è giovane, sia perché proprio appunto per la sua gioventù, in prospettiva ha veramente un percorso enorme davanti a sé. Nonostante stiano insieme da poco tempo, il team funziona, sembra funzionare e funziona, prendendo anche spunto da quello che hanno fatto i Fnatic quando hanno deciso di investire in un'intera bot lane tutta coreana. Due coreani in corsia inferiore che giocano la lane per i fatti loro, mentre nel resto della mappa il jungle cerca di portare vantaggio e raccogliere risorse, ben sapendo che in bot lane può stare tranquillo che non succederà, a meno di casi rari, un disastro. E se questo poteva sembrare quasi un contro in alcuni casi, il fatto di avere una bot lane tutta di una nazionalità coreana con diversi magari problemi di comunicazione e dall'altra parte un team diverso, sembrava poter spaccare il team. Invece alla fine questo non è successo con i Fnatic e non sta succedendo nemmeno con gli SK Gaming. E bravi in entrambi i casi, sotto questo aspetto, il coaching staff, che ha saputo dividere i team in modo da farlo funzionare però il team, no? Gli SK fino a questo momento hanno superato G2 e BDS, perdendo solo dai Fnatic, che sono il team più in forma, inutile dirlo. A questo punto la corsa verso le LEC Finals potrebbe anche essere non più un'utopia, anzi, e con un team del genere, che sa giocare anche più stili, potrebbero rientrare in quella che è la corsa per i mondiali. Anche contro i BDS, che ad esempio si trovano in svantaggio, eppure hanno saputo ribaltare il game con una singola ottima azione. Nischi sicuramente porta tanta esperienza e detta, immagino, i tempi di proattività e di attesa, cioè decide lui, chiarisce lui all'intero team quando è il momento di spingere, quando è il momento di aspettare, di far sfogare gli avversari, calma, e quando invece puntare dritti come i cavalli. Ma è la bot lane comunque che dà sicurezza a tutto il team e permette a Isma di potersi dedicare con più calma e soprattutto meno frenesia rispetto a quella che era la bot in precedente a obiettivi e corsie. E però i risultati per ora stanno pagando. Visto che sono mancato settimana scorsa, le pagelle di oggi non sono riferite alla singola settimana, ma al percorso fin qui compiuto dalle squadre.
BDS 8 riescono a mantenere uno standard altissimo in preziosito della vittoria contro i G2 Esports, ma soprattutto il calendario li favorisce perché hanno già affrontato Vitality, Heretics, SK, i G2 appunto, tutte concorrenti. Da qui in poi, praticamente, a parte la sfida all'orizzonte con i Fnatic, è tutto in discesa. Fnatic 8,5, ottime prestazioni, lo abbiamo detto, ottimo gioco, ma gli avversari non sono stati ancora all'altezza. La sfida contro gli altri top team ci dirà sicuramente qualcosa di più, però per il momento rimane l'ottima prova vista contro gli SK. G2 Esports 5,5, chiaramente al di sotto degli standard a cui ci hanno abituato. È vero che siamo in BO1, tutto può succedere. È vero che siamo in una regular season in cui puoi permetterti di rallentare, sperimentare, conoscerti meglio, e che è davvero improbabile che finiranno fuori dalla top 8 perché ci sono team decisamente peggiori. È vero anche che non puoi sempre giocare a 1000, però ci sono dei momenti che non mi sono piaciuti. Li ho visti un po' distratti, un po' poco attenti. Ripeto, a lungo andare non vorrei che questo poi li fa rilassare un attimo e hanno poi più difficoltà a riprendersi da questo relax di quanto non possono immaginare. Giantex 4,5. Gli arrivi di De Antonio e di Juan non sono al momento sufficienti. E me l'aspettavo. Sembrano sempre partire con le migliori intenzioni per poi perdersi in errori di valutazione, di lettura, ma a volte errori anche banali, di posizionamento, di capire quando è il momento di attaccare con costanza e quando invece sarebbe il momento di lasciamo perdere quell'obiettivo e fighteremo dopo. No, finono dritto, perdono pure quel team fight, sapendo benissimo, o meglio, credendo di poterlo sostenere quel team fight, invece poi non ce la fanno. Sono ancora in corsa? Sì, ma cioè, perché ci sono altre due squadre sull'1-5, ma sinceramente sull'1-4, ma sinceramente non vedo una luce particolarmente interessante di questo team all'orizzonte. Heretics 5. Insieme a Vitality è il team che mi è piaciuto meno di queste prime due settimane rispetto a quelle che erano le aspettative su di loro. Soprattutto infatti rispetto a quello che ci avevano fatto vedere nello spring. Eppure il team è lo stesso, non è cambiato nulla. Però non sembra funzionare tutto nel migliore dei modi. Forse questo meta non li aiuta, ma al di là del meta non riescono proprio a trovare la loro identità. Faticano tanto. Carmin Corp 6. È un voto che praticamente è la media tra quello che hanno fatto nella prima week e quanto fatto, quasi nulla, nella seconda. Arrivano a 2 vittorie già nella prima settimana, che sono tante quante ne hanno vinte sia nel winter che nello spring, in un intero split. Però il team non è male, chiaramente ci sono buone individualità con buone meccaniche. Canna è un'eccellenza in questo team, continuo a chiedermi cosa ci faccia lì, ma è chiaramente troppo sconnesso, fanno fatica a legarsi e a giocare come un vero e proprio team, e nella seconda settimana si sono poi visti tutti i limiti quando il livello dell'avversario si alza. Mad Lions Koi 4. Che cosa stanno facendo? Perché sono lì? Hanno perso addirittura contro i Giantex ed è un malus non indifferente. Però diciamocelo chiaramente, non sono sorpreso. Non sono sorpreso perché questi Mad ci hanno abituato a delle regular season sempre in difficoltà, sempre a inseguire. Evidentemente le BO1 le stanno strette. Sono più complesse per loro da preparare, 2 o 3 avversari addirittura nella stessa settimana. Ma non sono preoccupato però, perché come hanno fatto le altre volte, riusciranno a uscirne anche questa volta. Anche perché se non dovessero entrare nella top 4, sarebbe un vero e proprio disastro per la squadra che, ricordiamolo, è stata finalista nel Winter Split. Prog 4,5. La vittoria contro Vitality è stata di prestigio, ma è stata una pura illusione. Per il resto ai Rogue manca davvero tutto. In questo momento sono un team da solo Q. E forse anche lì troverebbero qualche difficoltà. E SK Gaming 8,5. Vittorie, gioco, mi hanno sorpreso, bravi sotto tutti gli aspetti. Quello che avevo dire, tra l'altro già l'ho detto, è sinceramente un voto che secondo me riflette benissimo quello che hanno fatto vedere fino a questo momento. Chiudiamo con i Vitality, 5,5. Sono abbastanza indecifrabili, stanno facendo il bello, anzi prima il cattivo e poi il bel tempo. Hanno rimesso le cose parzialmente a posto fino a questo momento, dopo una prima week da incubo chiusa 0-3. Però palesemente in crescendo, cioè è un 2-3 che arriva da 2 vittorie consecutive e di prestazioni in crescendo, con l'Incas che sembrava l'ennesimo fuoco di paglia, e invece nella week 2 ha iniziato a dimostrare perché Mac e Pad lo volevano a ogni costo.
rientra nella top 5 del KDA, trascina i suoi a due vittorie importanti. Evidentemente aveva solo bisogno di tempo per ambientarsi. Questa settimana non riesco a portarvi anche un commento sull'ITBTL, ovvero prima e seconda divisione italiana di League of Legends, ma sappiate che in entrambi c'è stato del dramma. In Elite, infatti, una squadra, i Dren, sono stati squalificati dopo che non sono riusciti a presentare in tempo un roster per il campionato. Poco male, perché tanto fino a quel momento le avevano perse tutte, quindi chi se ne frega. In BTL, invece, Creon è stato messo fuori rosa dai The Gals, il team di Deidara, Fragola, Paolo Cannone e Sadats, no? E bla bla bla. Con conseguente streaming di Creon in cui ha accusato Paolo Cannone di non voler accettare consigli, il coach Crocomux di non avere abbastanza polso di saper gestire questo team. Insomma, devo dire che è stata una settimana veramente calda. Detto ciò, vi rammento che ogni venerdì mi trovate live in streaming per Studio League, il format di approfondimento della scena competitiva di League of Legends e non solo, insieme a Vischio e Revivage. Vi aspettiamo. Grazie per avermi seguito e ascoltato fino a qui. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sulle uscite dei prossimi video e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di queste prime due settimane di Summer Split dell'LEC. E soprattutto, per chi è ancora qui che mi sta ascoltando, che mi sta seguendo, occhio, perché questo che vedete in sovraimpressione è il codice per riscattare una skin di Olaf Infernal Emerald all'interno del client di League of Legends, solo per quei, spero tanti, ma magari siete solo pochi, che sono rimasti fino a qui. Il primo che la riscatta, il primo che la prende, il primo che riesce a prendersela, è sua e se la ritrova. Fatemi sapere ovviamente chi si dovesse prendersela, ovviamente, fatemi sapere se funziona, perché potrebbe capitare qualsiasi motivo per cui non funziona, fatemelo sapere. Se non dovesse funzionare, contattatemi in privato. Alla prossima e buoni sports a tutti e a tutte. Ciao!